Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video dove a grande richiesta vi mostrerò come installare iOS 8.1 Beta 1 su tutti i dispositivi supportati senza dover essere registrati al programma developer Apple e senza neanche avere l'UDD del dispositivo registrato, in poche parole completamente gratis. Non perdiamo tempo e iniziamo subito! Bene, inizio col dire che questa procedura è compatibile con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Air, iPad di quarta generazione, iPad di terza generazione, iPad 2, iPad mini Retina, iPad mini di prima generazione e iPod Touch di quinta generazione. Tutti questi dispositivi sono supportati e potrete installare su di essi iOS 8.1 beta 1. In questo caso vi illustrerò il di installazione sul mio ipod touch di quinta generazione su cui come vedete andando su impostazioni generali info è installato attualmente ios 8.0 e lo aggiorneremo insieme ad ios 8.1 beta vi dico che ho già installato questo firmware da diversi giorni sul mio iphone 6 e vi garantisco che è veramente stabile non ho ancora trovato un bug ed è sicuramente molto meglio di ios 8.0.x ultima premessa prima di cominciare ci tengo Voglio sottolineare che questa procedura cancellerà tutti i dati all'interno del vostro dispositivo, quindi se avete qualcosa di importante vi invito a fare un backup perché perderete tutto quello che c'è installato. Dunque spostiamoci sul computer che può essere sia Windows che Mac, in questo caso io ho Mac OS X Yosemite e vediamo subito cosa ci occorre per installare iOS 8.1, in realtà ci occorre solamente questo file, vi lascerò il link in descrizione dal quale potrete scaricarlo, si tratta ovviamente di un normalissimo IPSV che conterrà il firmware da installare, come facciamo a scaricarlo? Semplicemente recatevi sul mio sito di cui vi lascerò il link in descrizione di questo post e come vedete qui ci saranno i link di download per l'ultima beta disponibile di ios 8.1 come intuibile basterà premere sul tasto azzurro download per scaricare la versione relativa al vostro dispositivo cosa importante come vedete nel caso di alcuni iphone o ipad per esempio iphone 5s 5c o 5 ci sono vari modelli voi dovrete scaricare la versione adatta al vostro particolare modello di iphone come facciamo quindi a sapere di quale sottomodello siamo in possesso è molto semplice basta Dare un'occhiata alla parte bassa del retro dell'iPhone e ci sarà scritto il modello, come per esempio state vedendo in questa fotografia. Quindi io a destra ho scritto, come vedete, tutti i codici modello. Voi scaricate il firmware che fa apposta per il vostro modello di iPhone. Nel caso degli iPad, come vedete, in alcuni manca il codice modello. Comunque, se avete un iPad solo WiFi, appunto, scaricate la versione dove c'è scritto WiFi e basta. Se invece avete un iPad WiFi, più 3G al 99% sarà un iPad GSM, in quanto i CDMA sono soltanto gli iPad bloccati con gli operatori americani, nel mio caso, appunto, un iPod Touch 5, quindi c'è un solo modello. Ad ogni modo, una volta cliccato sulla scritta download, attendete 5 secondi, e successivamente premete su questo bottone avanti, giungerete a una semplice pagina di Mega, che fortunatamente è stato finalmente sbloccato in Italia. Basterà premere su questo tasto rosso con scritto download e scaricherete questo file IPS ci metterete circa un'oretta dipende dalla velocità della vostra connessione fatto questo dovremo impostare il nostro dispositivo in modalità DFU per chi non sapesse come impostare un dispositivo in modalità DFU è veramente molto semplice come primissima cosa dovremo assicurarci che sia collegato al computer perché altrimenti la procedura non funzionerà una volta collegato al computer dovremo tenere premuti i tasti home e power per 10 secondi quindi incominciamo 1 Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10. Una volta passati i 10 secondi, rilasciamo il tasto Power e continuiamo a tenere premuto solamente il tasto Home per altri 15 secondi circa. Una volta messo con successo in DFU il nostro dispositivo, apriamo iTunes sul computer e noteremo che comparirà questo messaggio che dice: iTunes ha rilevato un iPod, iPhone, iPad in modalità di recupero, devi ripristinarlo prima di poterlo utilizzare. Noi, cosa facciamo? Premiamo su ripristina iPod, ripristina e aggiorna. Clicchiamo quindi su Successivo, accetto e attendiamo che iTunes ripristini il nostro dispositivo. Se sarà la prima volta dovrà anche scaricare l'aggiornamento software, ci metterà anche in questo caso un'oretta, dipende dalla vostra connessione, successivamente resetterà, quindi lo flasherà sul vostro dispositivo. Ovviamente questa parte è ultra velocizzata, nella realtà il processo di flashing durerà circa un quarto d'ora. Una volta finito comparirà questo messaggio che ci avverte che le impostazioni di iPod, iPhone, iPad sono state ripristinate con successo. E il nostro dispositivo giungerà a questa schermata bianca di configurazione. Molto importante, dovrete configurarlo esattamente come ve lo dico io, altrimenti, nella seconda fase del tutorial, ossia nell'installazione di iOS 8.1 beta, riceverete un errore. Quindi, collegatevi alla vostra rete WiFi, successivamente, qui potrete scegliere se attivare o disattivare i servizi di localizzazione. Ma cosa ben più importante, dovrete configurarlo con un nuovo dispositivo. Mi raccomando, non ripristinate. Nessun backup su di esso e ancora più importante, non accedete al momento con l'ID Apple, premete su ignora passaggio. Ovviamente, una volta completata tutta l'operazione, potrete accedere dalle impostazioni. Fatto questo, accettiamo i termini e le condizioni, non aggiungiamo un codice oppure aggiungiamolo, insomma, è la stessa cosa. Scegliamo se usare Siri o meno. Non inviamo i dati di diagnosi e uso. Inizia. Ed ecco che ora saremo su una versione pulita di iOS 8.0.2. Ora è giunto il momento di installare ios 8.1 beta per farlo basterà tenere il nostro dispositivo collegato al computer questa volta in modalità normale non più in modalità dfu aprire iTunes e se siamo su windows tenere premuto il tasto shift mentre se siamo su mac tenere premuto il tasto alt della tastiera e mentre teniamo premuto questo tasto clicchiamo sul bottone verifica aggiornamenti mi raccomando non clicchiamo su ripristina perché altrimenti durante la procedura riceveremo un errore, clicchiamo su verifica aggiornamenti e fatto questo selezioniamo il firmware 8.1 scaricato in precedenza dal mio sito, premiamo apri e successivamente aggiorna e attendiamo la stessa identica procedura di prima, ossia che iTunes aggiorni e installi iOS 8.1 beta sul nostro dispositivo. Anche in questo caso ovviamente ho ultra velocizzato la parte, anche in questo caso ci metterà circa un quarto d'ora, comunque saprete già quale sarà il procedimento perché come ho già detto sarà esattamente identico a quello di prima solo che al posto che essere un ripristino sarà un aggiornamento infatti una volta terminato come vedete giungerete direttamente alla lock screen e avrete il nuovo iOS 8.1 beta lo potete già subito riconoscere dalla nuova icona di iBooks ma anche ovviamente andando su impostazioni generali info e noterete che saremo su iOS 8.1 12b 401 detto questo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che a me aiuta sempre inoltre vi ricordo se volete darmi una mano a crescere di condividere questo video il più possibile su internet, detto questo vi invito a seguirmi su twitter, facebook e instagram, tutti i link ai miei social network comunque ve li lascio giù in descrizione perché solo seguendomi lì potrete sempre restare aggiornati non solo sulle novità riguardanti il mio canale ma anche in generale sulle novità riguardanti il mondo apple e della tecnologia date un'occhiata anche al mio canale secondario in cui caricherò recensioni di tweak di cd e vlog occasioni ma soprattutto la cosa più importante di tutte iscrivetevi al mio canale un grande saluto ciao a tutti